L'amministrazione comunale di Lauria rilancia la festa dedicata all'ammiraglio Ruggero. Per due giorni, nel fine settimana appena trascorso, per le vie della cittadina si è ricreata un'atmosfera medievale grazie alla rievocazione storica itinerante nelle vie del borgo e del castello, alla corte di Ruggero. Il ritorno figurato nella sua città di uno dei personaggi storici laureati più conosciuti del mondo è stato il filo conduttore della rievocazione. Ruggero di Lauria è stato accolto dal sindaco Mitidieri e dall'amministrazione ed ha tenuto a battesimo il primo palio dell'ammiraglio. È un'interlocuzione rispetto a un personaggio che è stato conosciuto in tutta Europa, ma è anche un modo per poter far sì che questo territorio possa essere maggiormente conosciuto e frequentato. Sbandieratori, giullari e menestrelli, fuochi pirotecnici, giochi di ombre cinesi e cene medievali hanno animato gli angoli caratteristici dei due rioni. Ruggero di Lauria, preceduto dagli sbandieratori di Bisignano, ha attraversato col suo seguito di cortigiani le piazze principali della città. Ha investito tre nuovi cavalieri ed ha assistito ai giochi del palio in suo onore che hanno visto i ragazzi di 8 contrade di Lauria, Caldo, Selucice, Cera Sofia, Cavallo, Melara, Cogliandrino, Borgo e Castello, sfidarsi in giochi come il tiro con l'arco, la corsa nei sacchi e il tiro alla fune. A mezzanotte il commiato di Ruggero dalla sua Lauria, salutato da effetti speciali con macchine del fuoco e delle fiamme e fuochi pirotecnici, mentre la prima edizione del Palio dell'Ammiraglio è andata ex aequo alle contrade di Cogliandrino e Cera Sofia.